Bene, benvenuti a tutti. Io sono Andrea Gianantonio e sono uno degli organizer del PUG Roma. E con me c'è anche il presidente Massimiliano Arione. Per chi non ci conoscesse, il PUG Roma nasce nel lontano luglio 2010 come costola locale del GRUSP. Ci incontriamo ogni ultimo martedì del mese, dove parliamo di tecniche di programmazione, metodologie di sviluppo e di design pattern. Ovviamente parliamo anche di linguaggi spesso di PHP. Ma non ci poniamo limiti su questo senso. Difatti, questa sera parleremo di Elixir. Per chi fosse interessato a seguirci o a effettuare delle proposte di talk, in chat a breve segnaleremo tutti i riferimenti. Prima di presentare il nostro speaker di oggi, vi chiediamo la cortesia di tenere spento audio e video durante il talk. Se avete delle domande, potete farle tranquillamente in chat. Sarò io poi a riportare lo speaker alla fine della presentazione, nel momento di Q&A, oppure se lo speaker Gianluca vorrà creare dei momenti nel mezzo. Libero di farlo. Ricordo che a fine talk ci sarà estratta tra i partecipanti una licenza annuale offerta da JetBrains su uno dei loro prodotti a vostra scelta. Ma ora basta con gli indugi, lascio subito la parola allo speaker di oggi. Vi presento Gianluca Padovani, CTO al Coder 51 e Technical Trainer di Avanscoperta. Prego. Ottimo, grazie mille Andrea, grazie a te, grazie a tutti i partecipanti, grazie di avermi invitato, insomma, mi fa sempre molto piacere parlare di Elixir e in generale insomma, conoscere altre persone interessate alla tecnologia. Quindi, insomma, bando alle ciance, come si suol dire, allora io dovrei essere in grado di condividere la mia presentazione, almeno ci provo, vediamo se ci riesco. Eccola qua. Ok, tac, perfetto. Bene, allora dovreste tutti vedere la mia presentazione, insomma, se non è così, scrivetemi in chat che qualcuno mi interromperà. Stasera parleremo di Elixir, ok? Quindi insomma, un po' di citazioni nel titolo per chi le può cogliere, insomma, io mi piacciono film, insomma, tutto il mondo nerd fa parte di me. Due cose, io appunto sono Gianluca, GPAD per gli amici, sono CTO e founder di Coda 51, che è una piccola azienda di sviluppo software. Qua ci sono un po' dei miei riferimenti, ho sviluppato veramente in tantissimi linguaggi, ho iniziato a sviluppare in C++ negli anni 90, C Sharp, JavaScript, Ruby e poi insomma mi sono proprio innamorato dei linguaggi funzionali, in particolare Elixir ed Erlang. Vedrete che questa accoppiata Elixir e Erlang è molto stretta, proverò a spiegare il perché e anche un po' di riferimenti su questo strano nome BIM, che cos'è e che cosa non è. Prima di partire, pubblicità. Coder 51 sta assumendo, quindi se avete voglia di iniziare a sviluppare con un linguaggio abbastanza buffo come è Elixir, noi non sviluppiamo solo in Elixir, ma abbiamo comunque, diciamo, se dovessimo dire il classico 80-20, quindi 80 Elixir, 20 il resto del mondo. Abbiamo anche altre tecnologie al nostro interno, ma insomma, se qualcuno vuole venire da noi a imparare qualcosa di nuovo e a divertirsi, insomma, ci sono un paio di riferimenti, poi mi può scrivere in privato sulla chat, un piccione, quello che volete. BIM. Ok. Che cos'è la BIM? La BIM è sostanzialmente la virtual machine di Elixir ed Erlang, un altro nome che sentirete spesso parlare, cioè, insomma, citare è OTP. BIM è parte diciamo, dell'ecosistema, quindi è il runtime di Erlang e quindi di Elixir e sostanzialmente è la virtual machine come Java ha la sua JVM, .NET ha la sua e così via. La nostra si chiama BIM. Perché? Perché Elixir ed anche Erlang sono linguaggi compilati, sono veramente molto simili da un certo punto di vista allo stesso processo che ha Java e .NET, quindi non c'è un interprete ma c'è un compiler, è però al contrario di questi ultimi due un linguaggio dinamico, quindi ha i tipi, però insomma non è strettamente tipato. Per cui insomma quando tu sviluppi non dichiari i tipi. La BIM è nata come virtual machine per sviluppare Erlang. La BIM si chiama così perché viene da Boxcans, Erlang Abstract Machine,
Dopo che tale Bogdan Hausmann ha scritto la versione originale, poi è diventata Bjorn, quello che volete, come sapete, o se non sapete, nasce all'interno di Ericsson negli anni 90, vedremo esattamente. Ed è esistita una prima della BIM chiamata GEM perché uno dei papà, Joe Armstrong, aveva fatto questa Virtual Machine, che si chiamava appunto Joe Abstract Virtual Machine. Un po' di storia, perché a me piace sempre inquadrare un po' le cose. Allora, nel 1982-85 i primi esperimenti con 20 linguaggi. Questo è perché all'interno di Ericsson si stava ricercando un linguaggio che fosse concorrente, fault tolerant, e che desse la possibilità di sviluppare i prodotti di Ericsson. Ericsson faceva e fa prodotti sostanzialmente per la telefonia. Quindi, insomma, quando tirate su e sentite tu 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 una volta almeno, quello era Erlang. 85-86 esperimenti con Lisp, Prolog e Parlog. Conclusione: il linguaggio che vogliono creare deve contenere primitivo per la concorrenza e per il recovery, l'error recovery, la fault tolerance. 87 primi esperimenti con Erlang. Nel 90 Erlang è presentato a questo convegno abbastanza famoso, con già nuovi utenti che lo usavano. Nel 92 è stato portato su WSX Works, che a quei tempi insomma era un'architettura che andava forte, PC Macintosh, con nuove applicazioni sviluppate nel 92. Nel 93 è stata aggiunta la distribuzione, quindi Erlang, la BIM e l'Elixir hanno nativamente il concetto di cluster. Quindi se tu hai degli applicativi che hai sviluppato in Erlang o in Elixir o in tutti gli altri linguaggi che vivono nella BIM, li puoi far connettere e creare in questo cluster, e loro avevano questo nel 93. Giusto per spiegarvi un attimo di che anni stiamo parlando, cioè questo era l'82, non siamo a Berlino. Siamo in Spagna. Nell'85 e nell'86, quando usciva Ritorno al Futuro, ecco, loro facevano i primi esperimenti con Lisp, Prolog e quant'altro. Nell'87 ci furono i primi esperimenti con Erlang, ai tempi di questo meraviglioso film. Quando c'erano le notti magiche, Erlang era stato presentato ufficialmente. Quando i Rage Against the Machine facevano uscire questa pietra miliare della musica, Erlang era portato su PC Macintosh, e insomma c'erano queste nuove applicazioni, e quando usciva il primo Doom, Erlang aggiungeva la distribuzione. Quindi, insomma, giusto per spiegarvi e per fare un po' di confronto, Java nasce nel 95 la prima versione ed era sostanzialmente inusabile fino al 1990, al 1996, cioè quindi 3 anni dopo che Erlang era già in produzione con la distribuzione. .NET, un ragazzino nel 2002. Ecco, PHP, diciamo che i suoi primi vagiti li aveva nel 94, se non ho letto male, nel 95 è diventata la prima versione, cioè quindi sostanzialmente 2 anni dopo che Erlang aveva la distribuzione. Questo per dire che cosa? Perché la BIM sostanzialmente è una bestia abbastanza particolare. È una bestia vecchia, molto solida, e che sostanzialmente nasce per fare questa roba qua, cioè per costruire soft real time, quindi diciamo che reagisce fortemente a stimoli esterni, vuole essere high availability e concorrente, quindi sostanzialmente nasce con questa idea di funzionare sempre e di avere una alta concorrenza nel software che si sviluppa. Non so se sapete, ma uno dei software che l'Ericsson ha sviluppato con Erlang, ed è stato uno dei motivi di una delle sue centraline per trasmissione telefonica, aveva una SLA di 99,9 con 5,9 dopo di SLA, quindi sostanzialmente non si rompeva mai. Lì addirittura c'era proprio uno studio dell'hardware, per cui insomma particolare, però il sistema era nato così. Questo per dirvi che la Virtual Machine di Elixir e di Erlang, quindi questa famosa BIM, che è quella dove risiede la magia,
può essere da un certo punto di vista paragonata a un sistema operativo, perché mentre tu in un sistema operativo hai i processi e i thread, questo concetto di processo ce l'hai anche all'interno della virtual machine di Erlang, all'interno della BIM. Tant'è che una delle prime cose che tu devi andare a fare è capire come fare interagire i suoi processi. Ed è questo il motivo per cui riesci ad avere una così alta concorrenza e anche una così alta fault tolerance, perché sostanzialmente crei tutto il tuo software usando i processi e usando le primitive che ti permettono di comunicare tra i vari processi. Appunto, diciamo, in un sistema operativo tu hai i tuoi thread, mentre hai questo disaccoppiamento dal sistema operativo vero e proprio al concetto di processo dentro la BIM. Tant'è che i processi che esistono dentro la BIM sono dei processi che hanno il loro stack, sono sostanzialmente da un certo punto di vista molto simili ai processi di un sistema operativo. Le memorie sono divise, se un processo crasha non inficia gli altri processi e così via. E nei sistemi Erlang tranquillamente si può arrivare ad avere milioni, adesso milioni bisogna che sia un processo che picchia forte, però diciamo insomma centinaia di processi senza colpo ferire, cioè all'interno di un applicativo tu hai centinaia di processi che funzionano. Per esempio WhatsApp, che è uno dei più famosi utilizzatori di Elixir, non so se sapete, tutti i loro backend è sviluppato in Erlang, ha veramente milioni di processi che gestiscono tutto. Allora, basta le ciance, basta, come si suol dire, slide, perché insomma, le slide sono brutte, e quindi a questo punto vi vorrei far vedere un po' di roba vera. Allora, per farvela vedere, vi vorrei mostrare, fare una specie di inception, vediamo se ce la faccio. Esatto. Allora, intanto ricondivido lo schermo, cambiando però che cosa voglio vedere. Eccoci qua. Adesso provo a trovarlo. Eccolo qua. Bene. Vedete lo schermo, suppongo. Ok. Ora, Livebook. Questo è un applicativo Elixir. È sostanzialmente il rifacimento in Elixir di Jupyter, quindi quel sistema per sostanzialmente eseguire del codice dentro un browser. Adesso vi faccio vedere l'esempio. Ok. Questo altro non è che un markup fatto in Elixir, e sostanzialmente ci permette di, fatemi dare un'occhiata, esatto, ok. Questi che vedete qua, allora questo applicativo qua è fatto in Elixir, e dopo vedremo un paio di cose. Quello che vedete qua invece è codice Elixir. Allora, qual è la prima cosa? Vabbè, il linguaggio è abbastanza banale, abbastanza semplice, insomma, da capire, non è niente di trascendentale, ok? Quindi, Gianluca, sì. permettimi, è possibile zoomare un pochino in modo che da leggere Sì. bene il codice? Allora, vediamo se ce la facciamo Grazie. questa cosa. Tec, tec, tec. Così? Come va? Fantastico. Meglio? Ottimo. Perfetto così. Bene. Visto che ci siamo interrotti prima di continuare, ci sono delle domande finora su questa introduzione che abbiamo fatto? Direi di no, sì, boh. Anche PHP nasce nel 95, esatto, bene. Ok, quindi insomma andiamo avanti, tanto era solo veramente una parte super introduttiva. Ok, qual è in queste sostanzialmente quattro righe, che cosa stiamo facendo? Stiamo creando una mappa, un dizionario, chiamatela come volete, quindi un chiave valore. Uno dei concetti che ha Elixir sono quelli che vengono chiamati atom, cioè sono delle specie di costanti. Qua stiamo dicendo che la chiave A ha valore 1, la chiave B ha valore 2. Dopodiché stiamo cambiando
la variabile, la chiave A, gli stiamo mettendo 4. Però, come potete vedere dalla sua valutazione, A è rimasta nei primi due. Questo 4 qua l'abbiamo perso. Questo perché? Perché sostanzialmente Elixir è un linguaggio funzionale. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo del codice immutabile, ok? Quindi quello che vedete alla riga 3 in realtà è semplicemente un riassegnamento della variabile, ma il valore che c'era dentro M non è cambiato. Vediamolo meglio nel prossimo esempio. Ok, M quanto vale? M ha una chiave che vale 2, una chiave che vale, scusatemi, A vale 2, B vale 2, anch'esso, City e Roma. Ok, bene. Se a questo punto riassegniamo A e diciamo che P è uguale ad M, ok? Dopodiché dentro, scusatemi, dentro M ci cambio il valore 12 e ci rimetto m, ecco che mi aspetterei che se p ed m, diciamo in un linguaggio normale, puntassero alla stessa variabile, ecco che le cose dovrebbero essere cambiate. Invece, come vedete, le cose non cambiano. Questo per dirvi che sostanzialmente siamo in un linguaggio funzionale in cui le variabili sono immutabili. Okay? Uno degli aspetti più simpatici e più caratteristici di Elixir ed Erlang è il pattern matching, che ormai sta diventando famoso, quanto insomma i linguaggi funzionali si stanno un po' sdoganando. Che cos'è il pattern matching? È la possibilità di fare appunto matching di due variabili o di due forme, di due strutture, per in un qualche modo estrarre da esso delle variabili o vedere che la forma dei due dati coincide, ok? Quindi in questo caso qua che cosa ho fatto? Ho di nuovo creato una mappa, dopodiché ho fatto pattern matching alla rovescio, vedete quel percentuale B due punti V. Quello che ho fatto è estrarre da M il valore associato alla chiave B. Infatti se vedete V vale 2, ok? In quest'altro esempio, quello che ho fatto è utilizzare un'altra cosa un po' particolare, quelle che vengono definite tuple. Ok, le tuple sono fatte conto una specie di array, però di lunghezza fissa, che sono composti da determinati valori. In questo caso c'è una stringa, un valore e appunto un ato. Come vedete, io per ottenere il secondo valore di questa tupla, cosa faccio? Faccio un pattern matching tra t e questa variabile v. E quindi quello che ottengo è che v prende il valore del secondo elemento, quindi di 3. Ok? Un altro esempio, scusate. Un altro esempio è questo qua. Vedete, estraggo v e vedete t è rimasto quello di là. Una cosa interessante è che io posso forzare il pattern matching volendo ottenere un errore, cioè se v è 2, quello che io chiedo è: posso fare pattern matching tra t, che vedete è composto da x3, 2 e v che contiene 2, mettendoci la casina, okay, o il pin, come si suol dire, il pin operator? Io dico: no, quel valore lì non deve assumere il valore che è composto t, ma voglio verificare se le due cose coincidono. Questo per spiegarvi che sostanzialmente il concetto di assegnamento all'interno di Elixir ed Erlang in realtà non esiste. È sempre e solo pattern matching. Il pattern matching è talmente pervasivo scusate, in Elixir e anche in Erlang che viene usato dovunque. Per esempio, in questo caso qua, quello che viene fatto è, di nuovo, riga 1, prendiamo una variabile che è una tupla composta da A, ok, 42. A questo punto io chiedo al linguaggio, ok, mi fai pattern matching rispetto a questa roba qua? Allora io gli chiedo, nel caso in cui la variabile res, questo è il mio cane, nel caso in cui la variabile res sia della forma ok e qualcosa, dove v è un valore che io assumo, allora io dico, ok, stampiamo il valore v.
se non riesci a fare pattern matching lì, guarda quello dopo. E allora in questo caso qua, R assume tutto il valore di res e io lo stampo. Tant'è che se vedete nel secondo esempio, in cui res è impostato a una forma diversa da OKV, quindi error not found, viene stampato punto oops, error not found. Ok? Il pattern matching è usato anche a livello di chiamata di funzione. Vedete, io in questo caso qua sto definendo un modulo. I moduli sono dei modi per raggruppare le funzioni in Elixir o anche in Erlang. E vedete, all'interno c'è una stessa funzione che si chiama F1. In questo caso qua addirittura sto facendo pattern matching anche piuttosto ardito, come si suol dire. Cioè, ho definito in entrambe le funzioni, quindi sono sempre, accettano sempre una variabile, ok? Quello che però sto dicendo è che nel caso in cui la funzione che, cioè la variabile che viene passata F1 sia della forma ok e qualcosa, allora viene eseguita la prima funzione, altrimenti viene eseguita la seconda. Chiaramente se chiamassi F1 con due variabili non ce la farebbe. Se adesso valutiamo, vedete che nel primo caso in cui passo res, e res vi ricordate era error not found, viene appunto chiamata la versione, la seconda versione, we are the rest, error not found. Invece nel primo in cui gli passo ok e 666, ecco che viene eseguita la prima funzione. Altro esempio di codice, non poteva mancare chiaramente la ricorsione. La ricorsione in un linguaggio funzionale è alla base dei loop, cioè tant'è che in Elixir, ma anche in Erlang, non esiste il while. Esiste un for, ma che in realtà non è un for classico, è di nuovo un sostanzialmente un mapping o comunque insomma un expansion su una lista. Se vuoi fare della ricorsione, sostanzialmente del looping, devi appoggiarti alla ricorsione. Vedete, in questo caso qua stiamo facendo una cosa molto semplice, ovvero sommando una lista. Vedete che alla riga 7, qua, quello che io faccio è decostruire la lista che mi viene passata prendendo la H, cioè l'head, e tutto il resto. Sommo l'head alla somma che è arrivata finora e lo continuo sulla lista, finché non fa pattern matching sulla lista vuota. Okay. E in questo modo, oppala, scusatemi, e in questo modo ottengo 6. Una delle cose interessanti è che, vedete, in questo caso qua io creo un range che va da 1 a 10 milioni e se faccio la somma, lui la somma la fa. Non vado in Stack Overflow. Questo perché? Perché essendo un linguaggio funzionale, essendo la ricorsione amata e venerata, viene applicata quella che viene definita la tire recursion, cioè non viene normalmente impilata sullo stack, ma sostanzialmente questo qua viene espanso in un loop. Chiudiamo con ultime due cose, poi magari facciamo qualche domanda. Elixir nasce con l'idea, prendendo spunto da Lisp, sostanzialmente quella di avere il codice che esso stesso è un dato. Tant'è che tu a livello di codice puoi fare quelle che vengono definite le macro, ma non le macro del C, dove c'è della sostituzione del testo, ma puoi prendere il codice e vedete che il codice gli viene gestito come se fosse una, non come se fosse, viene gestito come una tupla, quindi viene creato in questo modo qua. Tant'è che ci sono delle funzioni per, data una tupla, ridarti dietro la stringa originale. Ma vedete alcune cose molto particolari che in questo caso qua i dati rimangono V. C'è questo concetto di quote and quote che adesso insomma non stiamo a entrarci perché questa è comunque una carrellata, però ti permette sostanzialmente di valutare in tempi e in modi diversi le variabili che tu hai. Ultimo modo, che è un po' una delle cose più carine che ha Elixir, è come manovrare le liste, per esempio, comunque diciamo i contenitori in genere. In questo caso qua, vedete, abbiamo una lista e ci facciamo
moltiplichiamo tutti i suoi valori per 2, ok? Di nuovo, niente for, niente di tutto ciò, ma prendiamo la lista e facciamo map. La map che cos'è? È per ogni elemento viene applicata una funzione. In questo caso qua la raddoppiamo, poi la filtriamo, prendiamo solo quelle minore di 10 e poi facciamo la reduce, cioè la spappoliamo questa lista in un unico elemento. In che cosa? Una mappa. Fatta come chiave ci mettiamo la stringa del numero che la rappresenta e come valore la sua. Ora, se volessimo fare tutto questo in un unico colpo, ecco che dovremmo fare questa cosa bruttissima, cioè fare prima la mappa che poi viene passata al filtro e poi alla reduce. Questo è un modo di lavorare, cioè questo sostanzialmente fluire di dati è molto normale in Elixir, ma comunque in generale nei linguaggi funzionali, perché tu hai dei dati che non puoi cambiare, ma nel momento in cui tu li vuoi manipolare, ti viene restituita una copia di questi dati modificata. Quindi Elixir ha questa cosa qua chiamata pipe, molto bella. Che cosa fa? Vedete, il risultato è uguale a quello di prima. Che cosa fa? Sostanzialmente prende, è come la pipe di Unix, quindi concatena il risultato dell'operazione prima come primo variabile della seconda. Vedete che filter in realtà accetterebbe e map due variabili, due argomenti, ma diciamo il primo argomento viene mangiato dalla pipe, quindi vedete che hai L che viene passata nella map, quindi viene duplicata, poi viene filtrata in base a 10 e viene creata la map. Ok. Domande fino qua? Sto andando un po' veloce anche perché non abbiamo tantissimo tempo. Ok. Io ho una domandina, però Vai. spero di non bruciarti qualcosa di successivo. Ti puoi scrivere dei test automatici per, diciamo, non so, è una cosa che noi facciamo tipicamente, insomma, per Sì. Dopo validare c'è una cosa alla fine. Una ma però lo anticipo, una delle cose di Elixir è quella di essere butter included, cioè nel momento in cui tu installi Elixir, ti ritrovi tutto quello che ti viene da Erlang, quindi tutta la BIM, tutto l'OTP, più tutte le librerie standard di Elixir, in cui c'è già una serie di librerie per fare test automatici. Nasce assolutamente con l'idea, noi in Coders 51 poi siamo fanatici proprio agile practitioner, quindi cioè, per me il codice è solo TDD, quindi mo proprio però sì, cioè hai di default quella roba lì fatta, insomma, ce l'hai dentro la libreria di base. Ok. Se non ci sono altre domande, andiamo avanti. Prego. grazie. Allora, visto che abbiamo un linguaggio funzionale, quindi non possiamo cambiare le variabili, non abbiamo variabili globali, allora se io mi devo tenere il mio stato, come faccio? Cioè, se io volessi creare un contatore, il classico contatore, ok, che viene incrementato, come cavolo si fa? Ecco che si fa in questo modo qua, sostanzialmente. Abbiamo un modulo che si chiama counter, ci facciamo una funzione che si chiama new, ma la potremmo chiamare anche create, make, Giovanni, Ernesto, quel cavolo che ci pare. Ci facciamo due funzioni, anzi, cioè, diciamo, altre funzioni, una che ti permette di incrementare il valore e l'altra che è un paio di funzioni che ti, diciamo, decompongono la struttura che hai tenuto. Vedete che quello che io faccio è che la new mi ritorna una mappa dove dentro ho count e value. Quando faccio inc, prendo lo stato che mi viene passato. Questa sintassi qua significa modifica il valore count che è dentro la mappa mettendogli quello che ti è passato più uno e value più 1, quindi sostanzialmente tengo il conto di quante volte viene chiamato inc e aggiorno il valore. Poi mi chiedo, dammi il valore e così via. Ora, facendo così, sostanzialmente vedete che il risultato di tutta questa operazione è il codice. Quindi vedete come il codice per Elixir altro non è che il codice stesso, ok? Quindi data is code o code is data, dipende. Ora, se però
mi aspettassi questa roba qua, ok, la eseguo, però vedete che il valore è zero. Quindi, come mai? Perché, di nuovo, questo è uno dei classici errori di chi arriva da un linguaggio non funzionale. Questo perché in realtà C non viene mutato, ma int off ritorna un nuovo valore. Quindi, che cosa voglio fare? Come posso fare per ottenere il valore? Ok, allora così va bene. Cioè passo C, poi riassegno C e vado avanti. Oppure, nella maniera ancora più elixirosa, faccio così. Creo new, che poi faccio int e lo incremento e ottengo il valore. Ed eccolo qua. Questo come totale fa 40 ed è stato contato 3 volte. Ok? Quindi sostanzialmente il punto qual è? Se in un linguaggio funzionale come Elixir voglio mantenere uno stato, lo stato me lo devo continuamente passare. Quindi eccolo qua che metto insieme un po' tutto. Quindi ricorsione che non è sullo stack, ma è come se fosse un while, e il fatto che il mio stato me lo devo continuamente passare. Quindi se dovessi fare un incrementer, quindi un contatore di incrementi, ecco che cosa faccio. Gli passo un counter, lo incremento, vabbè, qua IOinspect semplicemente lo stampa, mi addormento per un po', diciamo per un tempo variabile tra 0 e 2 secondi, e richiamo me stesso. Ok? Quindi se valutiamo questa roba qua, ok, qua semplicemente ho dichiarato questa roba qua, poi cosa faccio? Ecco, siamo e i processi, milioni di processi, fantastico. Avviamo due processi con questa funzione che si chiama spawn. Avvio due processi. I risultati di questo spawn sono due PID, quindi come se fosse un sistema operativo vero. Gli passo il counter di prima. Vedete che chiedo i processi sono vivi? Sì. Ok, guardo il valore di counter e vedete, mi ritrovo con l'output di questa roba qua, però vedete che counter non è cambiato. Questo perché? Intanto uccidiamo i due processi. Questo perché, di nuovo, siamo in un linguaggio funzionale, quindi il counter è stato passato. Quindi io non riesco a farmi cambiare scusate, non riesco a farmi passare. Scusatemi un attimo, chiudo la porta. Non riesco a farmi passare o a farmi mutare da diversi processi dati. Questo perché, di nuovo, ogni processo ha il suo memory space. Quindi, come posso fare a far comunicare diversi processi? Ecco, con un'altra primitiva classica del mondo Elixir ed Erlang, che è la send, cioè lo spedire messaggi tra i vari processi. Quindi qua che cosa faccio? Dato che ogni processo è identificato da un PID, anche il processo in cui sto eseguendo questa roba qua è identificato da un PID, che si ottiene con self. Quindi cosa faccio? Quando creo due processi, passo il mio PID e loro ogni volta mi mandano un send. Ora, in realtà, essendo dentro questa roba qua, non so se verrà bene, al massimo lo faremo dentro il. Esatto, vediamo se ce la facciamo perché ogni tanto non va, se no lo spostiamo. Eccolo qua. Vedete che ho ricevuto questo messaggio qua. Ok? Questo per farvi capire, poi vabbè. Chiudiamo i due messaggi, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostanzialmente fatto passare dei messaggi tra i vari processi, ok? Quindi i due processi che avevo creato, me stesso e così via. Ci sono un altro paio di concetti, però visto l'orario io andrei avanti, ve li racconto solo, che sono il concetto di monitor e il concetto di link. Cioè, che cosa succede? Quando tu avvii dei processi come facevamo prima con spawn, tu li puoi anche avviare facendogli monitor. Vedete che in questo caso qua riceviamo ref. Ok? E facendo in questo modo qua, praticamente riusciamo a ottenere un riferimento e nel momento in cui facciamo morire i processi, otteniamo
qua non riusciamo a vederlo, otteniamo il loro un messaggio che ci dice che quei processi lì sono morti. Nella stessa maniera possiamo fare il link, che è una cosa ancora più stretta, che sostanzialmente se uno dei processi linkati muore, fa morire anche l'altro. Ok? A questo punto io mi fermerei da qua e tornerei nelle slide. Vediamo se ce la facciamo. Tornare nelle slide. Eccole qua. Sure. Gianluca, ho una Ok. domanda Sì. velocissima dalla chat. Vai. Prima di tornare, così chiudiamo la demo. Sì. C'è Matteo che chiede la tipizzazione dei parametri, come funziona? Allora, questo è un linguaggio dinamico, quindi sostanzialmente non c'è una fase di compilazione, quindi non c'è un, o meglio, c'è la fase di compilazione, ma non c'è una fase di type checking stretto come potrebbe essere in Java o in .NET, in cui tu dichiari che questa variabile qua è un intero. I tipi in Elixir e in Erlang esistono e non c'è il cast automatico, cioè non è che se tu hai dichiarato una stringa e gli fai più 42, allora lei magicamente viene castata string o viceversa, ok? In quel caso lì ottiene un errore. Quindi i tipi esistono e ogni variabile ha il suo tipo e questa non cambierà. C'è una fase iniziale di controllo su, non so, sinteticamente corretto e così via, però non c'è una dichiarazione dei tipi. Esiste uno strumento esterno che si chiama Dialyzer che ti permette di annotare le funzioni e i tipi, ma è un tool che fa parte della standard library di Erlang, ma che comunque non è di default. Non so se ho risposto. Spero di sì. Sì, per me è chiaro. Ottimo. Quindi, cosa dovrete fare se volete creare dei vostri progetti, dei vostri applicativi in Elixir o Erlang? Dovrete sostanzialmente lavorare con dei processi che si manderanno dei messaggi. Ora, tutta questa parte qua che io vi ho mostrato era di basso livello. All'interno dell'OTP, che è una di quelle librerie. È, diciamo, la libreria standard di Erlang e di Elixir. Esiste il concetto di agent server e di supervisor, che sono altro non sono che dei processi che funzionano con i principi che vi ho raccontato adesso, cioè loro partono, magari gli viene passato un initial state che viene continuamente passato a se stesso, con il receive che vedevamo prima, che è un'altra primitiva per controllare se ci sono arrivati dei messaggi, viene preso questo messaggio, viene eseguita un'eventuale azione che è stata, insomma, programmata e si può reagire inviando gli altri messaggi, cambiando il proprio stato e così via. Esiste un'altra categoria di processi che sono i supervisor che di mestiere controllano i processi e vengono notificati che questi sono vivi, morti, è successo qualcosa e a seconda delle politiche impostate all'interno di questi supervisor ci si può vedere, si può decidere di fare ripartire i progetti, rifare partire i processi, decidere che si sono fermati e così via. Okay? Questa è un po' diciamo, la cosa principale di come funzionano i processi, diciamo, i progetti Elixir. Una delle librerie appunto più famose si chiama OTP. La OTP nasce insieme ad Erlang come una libreria che vuole portare appunto non solo tutta una serie di strumenti, ma anche proprio una serie di design, di principi di design per gli sviluppatori e per far creare progetti per diciamo, aiutare gli sviluppatori a sviluppare i loro progetti. Perché l'OTP? Perché dentro tutta una serie di applicativi e di tool che vi danno una mano. Il agent server, il supervisor, ce ne sono tanti altri. Una delle cose interessanti che c'è all'interno dell'OTP è che questa funziona sempre in maniera assolutamente distribuita, cioè ti permette di lavorare sempre pensando
di gestire il timeout. Quindi quando tu mandi messaggi, ecco, questi messaggi qua sono assolutamente trasparenti, quindi permettono di, nel momento in cui hai creato un cluster, di ottenere il timeout. Quindi sostanzialmente tu stai sempre pensando di mandare dei messaggi agli altri processi. Quindi devi sempre pensare che magari quel processo lì è morto, così via. E ci sono tutta una serie di librerie che poi nascono dalla community e che aumentano questa roba qua. Io ho un'altra demo, ma prima di partire con questa demo qua, ci sono delle domande su quello che siamo arrivati qua? Guarda, c'era giusto un approfondimento, forse per chiudere il discorso della tipizzazione, sempre di Sì? Matteo, dove riportava proprio l'esempio dell'oggetto counter def che definivi, Sì? dove si andava a invocare la funzione incoff passando lo state, che Sì? accettava lo state che ci faceva poi all'interno qualcosa. Ok. Aspettandosi quello state, che era appunto la mappa definita, se invece gli si passava una stringa, che cosa succedeva? Ok, aspetta che provo a ricondividere quello che volevo farvi vedere. Ok, diciamo che siamo qua, adesso troviamo il counter, ok. Proviamo a ricondividere lo schermo, quindi diciamo che andiamo qua, ok, sure. Quindi questo qua, ok. Se tu qua passi allora, in questo caso qua io ho dichiarato all'interno della variabile, scusatemi, come firma della funzione, che state può essere qualsiasi cosa, ma e quindi volendo, quello che succede è che tu gli puoi passare qualsiasi cosa, ma facciamolo quello che tu hai detto di fare, cioè invece di fare count inc of tc gli passo Gino 44 come i gatti, ok? Cosa succede? Succede questo. Vedete che quello che lui ti sta dicendo, ti ha dato sostanzialmente un errore. Quello che lui ti sta dicendo è che tu hai provato ad applicare due punti count, perché due punti count è questo, okay? Perché lui ha provato di dire, ok, state vuole una mappa e quindi per fare questo, questa funzione qua in realtà viene valutata come se tu stessi provando di estrarre da questa mappa la chiave count, ma io non ci riesco perché quella stringa lì non esiste, cioè non ha un senso quello che tu mi stai chiedendo sostanzialmente, ok? Una delle cose, se volessi cambiare questo genere di errore, ecco che potrei fare una cosa di questo tipo, cioè dico, ok, facciamo che questa è una mappa, ok? Bene, se lo rivalutiamo, scusatemi, se lo rivalutiamo, vedete che sostanzialmente l'errore non cambia più di tanto. Ok, questo è stale. Ok, adesso è cambiato. Vedete che lui non mi sta più dicendo l'errore di prima, ma mi sta dicendo, uè, ragazzo, io non so che cosa farci con quel Gino, perché non ho nessuna funzione che è fatta in questa forma qua, perché io gli ho detto l'unica forma di incoff è che state sia di tipo mappa. Quindi lui dice: ah, non lo so fare. Tant'è che una delle prassi comuni, delle prassi, insomma, uno dei modi di fare è questo: cioè prima dichiari incoff fatta così, poi magari dichiari incoff in questa maniera qua, ok? Anzi, facciamo così: state value, ci mettiamo underscore, che vuol dire non mi interessa. E a questo punto io questa faccio, che cavolo stai dicendo, Willis? Ok, quindi ok, di nuovo vedete lui mi dice: ah, ma state l'hai dichiarata ma non la stai usando. Ok, allora mettiamocela qua dentro. Inspect state. Vedete che una delle altre cose è che Elixir accetta o no le parentesi. Ok, a questo punto vado così e vedete che lui dice: che cavolo stai dicendo, Willis?
Perché lui cosa ha fatto? Ha detto, ok, Gino, io lo riesco a far diventare una mappa? No, non lo riesco a far diventare. Gino è una mappa? No. Boh, allora chiamo questa. Ok? Ritorna fin qua? Carissimo, questo avviene a, a build time, no? No, questo Questi, viene a run. Allora, le due cose sono miste, nel senso, la valutazione avviene a runtime. Dopo c'è chiaramente delle ottimizzazioni a build time. Però questo viene usato, per esempio, quando devi manovrare del JSON. Il JSON, che come ti viene espresso in Elixir, con delle mappe le cui chiavi sono sostanzialmente le stringhe, i valori sono o delle altre mappe o delle robe. E quello che tu fai di solito è estrarre, applicando proprio questa roba qua, quindi applicando dei pattern matching su questi dati. Quindi questo è tutto eseguito a runtime. È una delle cose belle di Elixir e di Erlang, perché ti permette di andare a. È come se avessi una forma e tu la provi a incastrare all'interno di una funzione, se ci sta va lì, se no va in quell'altra. La valutazione è fatta in ordine, tant'è che se io sposto questa prima, vedrete che diventerà sempre, che cavolo stai dicendo, Willis, perché questa forma qua le accetta tutte, tant'è che appunto questa qua la devi tenere come ultima, ok? chiarissimo, grazie. Ottimo, allora, visto che tanto vogliamo far vedere del codice, allora vediamo zoom, share screen, eccoci qua. Okay. Allora, io avrei un'altra demo, ma prima di farvi vedere questa demo, vi voglio fare un warning: don't try this at home, o meglio, provatelo tranquillamente a casa, però sappiate che questa è una demo, quindi non lo mettete in produzione con 200.000 clienti, questa roba qua, viene giù tutto e mi dite, ma Elixir doveva essere fault tolerant e poi non è funzionato, ok? Quindi fate i bravi. Ora, questa demo, vi ho preparato un altro piccolo applicativo. Quello che vi ho mostrato prima era, a sua volta, un applicativo Elixir. Ne ho un altro, anzi adesso vi condivido tutto il desktop, così facciamo prima, e quindi facciamo desktop 1, 2, share, ok. Ora, così tanto vedete un po' come si lavora nella shell, che è sempre bello vedere la shell, ok. Allora, Yext è la console di Elixir, ok? E qua dentro uno ci può scrivere tutto il codice Elixir che gli pare, quindi quello che vi ho fatto vedere prima lo si può scrivere qua dentro, ok? Il bello di Elixir è che la console è talmente, cioè l'interprete di Elixir è talmente potente che ti permette sostanzialmente di far eseguire la console con dentro il software, o dentro il tuo applicativo. E una cosa interessante, ecco, a scriverla bene, ok, perché questo è vuoto, perché sono in proprio sbagliata, attimo di panico, ok. Ok, questo io cosa ho fatto? Ho fatto partire l'applicativo e l'applicativo è sostanzialmente nella shell. Adesso ce lo andiamo a vedere. Questo applicativo qua, fantastico, ok? Quindi uno degli applicativi più belli che voi sicuramente non abbiate mai visto, però vi volevo far vedere un po' di cose. Adesso vediamo, ok? Allora, tac, poi ne apriamo. Non so cosa ho fatto, però ho fatto il casino, ma lo stesso. Allora, qua siamo messi così. Ok, adesso ne apriamo un altro, così, e facciamo sempre localhost 4000 e andiamo a metterlo qua, ok? Poi ne creiamo un altro ancora, lo mettiamo qua sotto, facciamo sempre localhost 4000. Già, non so se notate, è tutte le volte che uno arriva
gli altri cambiano, ok? Non solo, se io adesso qua dico, ah, ma questo non è user, ma è Gino, ok? Adesso qua sotto è venuto scritto Gino, cioè qua. Questo lo chiamiamo Pino, ok? E questo chiaramente lo chiamiamo Tino, ok? Ora vedrete una delle cose interessanti è che questi qua, se noi li cambiamo, chiaramente attraverso un gioco sostanzialmente di WebSocket e quant'altro, vengono aggiornati. Ma non solo, se io questa la chiudo, ecco che ne diventano tre. Una delle cose ancora più carine è che se io adesso faccio così, vediamola qua, questa la teniamo, questo è troppo da vita. Se io adesso questa mettiamo qua e facciamo demo.users.clear, ecco che quello che io ho fatto dentro la console ha avuto impatto su tutto il resto. Ok? Sempre con un gioco di WebSocket e non WebSocket, e adesso magari vediamo che cosa è successo. Prima di fare questo, però, vi voglio far vedere anche una cosa molto, molto semplice. Cioè, questo è API status, cioè una classica API che ritorna JSON, in cui, per esempio, ho messo che è uguale a 42, se non vado errato, esatto, torna 42. Se invece gli chiedessi che è di 666, ecco che mi risponde in una maniera leggermente diversa. Se non ci metto niente, ok, mi risponde così. Ora, se, anzi no, no, sì, fermiamola e vi faccio vedere il codice, ok? Vedete Visual Studio Code, vero? Cioè, vedete tutto lo schermo, giusto? Ok, adesso vi facciamo un attimo vedere quello, come funziona Elixir. Allora, partiamo da l'ultima cosa che abbiamo visto, quindi anzi partiamo dal router. Questo è un applicativo Phoenix. Phoenix è un framework per sviluppare, diciamo, sostanzialmente i classici MVC, con una roba un po' particolare che è questo live. Adesso lo guardiamo, però partiamo dalla roba semplice, quindi API JSON, ok? Quindi API JSON, status, state controller, ok? Quindi io sto dicendo, quando ti fanno una get di barra API, barra status, tu esegui questo modulo con questa funzione. Tant'è che se noi adesso andiamo qua dentro, track, status controller, eccolo qui. Bene, ecco qua di nuovo il pattern matching, ancora nelle sue forme più estreme, cioè i parametri che io ricevo nel query string, il framework me li fa diventare questa variabile qua. Allora io sto dicendo, boh, se ti chiamano con K42, tu ritorna del JSON fatto così. Tant'è che, se ve lo ricordate prima, adesso aspetta che riapriamo l'applicativo. Qua, ok? Quindi riavviamo l'eseguibile. Vi ricordate che quando eravamo qua, se facevamo status passandogli appunto che è uguale a 42, lui mi ritornava 42, ok? Molto semplicemente. Bene, se invece gli passiamo sempre key, quindi ci deve sempre essere key, ma un valore qualsiasi, ecco che lui dice, oh, allora, questo per rispondere all'esempio che mi chiedevate prima, viene fatto runtime. Ah, ma allora tu volevi fare received 666, ok? Se
Se invece gli passate non k, ma kx, ok? 666, ecco che lui sostanzialmente va a finire in questo caso qua, cioè di questo parametro qua me ne sbatto e mi ritorni sempre da i. Ok? Tutto chiaro? Domande? Andiamo avanti. L'altra cosa più interessante invece è questa. Ora, questa qua come funziona? Funziona utilizzando una delle cose nuove, insomma, che sono uscite poco tempo fa, che rappresenta questo concetto di live view. Ovvero, che cos'è? Questo lo chiamiamo Pino. Ok. E vedete che c'è Gino e Pino. Come funziona? Funziona sostanzialmente così. Io non ho scritto una riga di JavaScript. Questo lo fa tutto lui. Lo fa tutto lui come? Partendo in questa maniera qua. Facciamo il classico rendering HTML lato server, ok? Quindi questo qua è fatto lato server. Non ci crediamo, per cui ve lo faccio vedere molto semplicemente, cioè se io vado qui e faccio curl di http://localhost:4000, okay, ecco che ritengo del JavaScript, ok? Molto semplicemente. Live dashboard, bla bla bla, tant'è che adesso a un certo punto, eccolo qua, value, c'è questo user qua, tant'è che vi faccio vedere che lui pure ce l'ha qua, ok? E quindi, però c'è un po' di magia dietro. Qual è la magia? La magia sono questi tag speciali qua, per cui questi tag speciali qua che cosa fanno? Ti fanno eseguire, guarda caso, un processo che ti apre un WebSocket tra il nostro server e il nostro client. Facendo che cosa? Facendo sostanzialmente cambiare i dati tra lato server e sostanzialmente sparandoli sulla view ogni volta che cambiano. Che cosa succede? Quando voi attraverso questo submit qua viene invocato, scusatemi, questo metodo qua, quindi questo handleEvent, che event, vedete, save, che è esattamente questo, passandogli name, e allora io dico, ok, a questo punto io al mio socket gli rimetto due valori, user e user, che lui userà a fare il rendering di tutto. Tant'è che se adesso lo vogliamo vedere, per esempio, apriamo Inspect Element. Adesso questo immaginato, refresh, ok. Facciamo live socket.enable debug, ok, e apriamo quest'altro qua. Ci torniamo, lo mettiamo piccolino qua di fianco, adesso ci mettiamo qua. Ecco, vedete che lui ha ricevuto questa roba qua. Se adesso io, questa la cancelliamo per farvi vedere meglio, se io questa qua ci scrivo Gino, ok, vedete che sostanzialmente quello che è successo è che lui ha mandato via WebSocket 4, perché 4 è il numero degli utenti attivi che abbiamo, ok, e ha mandato su l'oggetto, adesso da qua dentro, va bene, ha rimandato su la lista, questo perché gliel'ho detto io, tutta la lista degli utenti, adesso qua dentro c'è da qualche parte la lista e così via, ok. Quindi che cosa succede? Se adesso qua io ci metto Pino, ci siamo messi così, ok?
Quindi lui ha rimandato sulla lista di tutti i nuovi, vedete, Pino qua dentro. Ma non solo, quando faccio così, se guardate, lui si accorge che muore e fa questo. Come fa a gestire questa situazione qua? Perché quando siamo qua, quando siamo all'inizio, il primo metodo che viene eseguito è mount, allora noi che cosa diciamo? Abbiamo creato un gen server, che altro non è che un altro processo, che di mestiere, vedete, fa il monitor del processo che gli viene passato. In questo caso qua, questo qua rappresenta il processo che mantiene sul WebSocket. Quindi quando il WebSocket muore, questo processo muore, questo servizio qua se ne accorge, vedete che riceve il messaggio down del processo, io ho una mappa, mi estraggo il mio processo ed eseguo su quel processo lì un metodo, una funzione che mi era stata passata. Dall'altra parte che cosa faccio? Vedete che quando sono qua dentro, cancello tutti gli utenti. E di nuovo che cosa succede? Sono registrato a tutta una serie di messaggi che arrivano quando i dati cambiano e in questo modo qua i miei dati sono cambiati. Okay? Questo voleva essere giusto una panoramica per farvela vedere che cosa è successo. Abbiamo messo in piedi sostanzialmente un applicativo SPA senza scrivere una riga di JavaScript. Ok? No, non dovevo fare questo, dovevo fare questo, direi, esatto. E quindi tornare qua. No. State guardando questo, però ho sbagliato la qua. Siamo qui. Siamo in super chiusura. Giusto le ultime cose. In quali campi di applicazione Elixir va bene? O Erlang? Phoenix, quindi gestione della roba web, è la morte sua perché il web è concorrente, FaultTolerance, bla bla bla. C'è tutto un settore di machine learning, era il live book che vi ho fatto vedere prima, nato sostanzialmente per fare e dare supporto a chi fa machine learning. Il mondo dell'embedded, perché Elixir è talmente compatto e talmente potente che lavora sulla parte di IoT, il messaging, Rabbit, Jabber, EMQX, VernMQ, tutto quel mondo lì viene fatto da Elixir. Quali sono chi usa Elixir Erlang in produzione? WhatsApp, PepsiCo, Heroku. La parte di Heroku che risponde è scritta in Elixir, Discord, Visa, Mastercard, Code 51. Ci sono appunto le batterie incluse. Dentro, quando installate Elixir ed Elixir, vi ritroverete che i vostri applicativi dipendono da veramente poche librerie. Non ne avrete, quando ne avete, boh, 20, ce ne sono già tantissime. Alcune sono proprio supportate dal core team. Ultime cose, da dove iniziare? Da Elixir Erlang, dallo Slack di Elixir, se vi interessa. C'è un meetup di Roma, questo è il link, e basta, fine. Ho finito e... Se avete domande a questo punto, inondatemi di domande o anche di insulti se la cosa non vi ha Grazie mille gradito. Gianluca. Applauso Applauso, applauso, applauso. Applauso Applauso virtuale. muto, Beh, muovendo le sì. mani. Grazie Adesso dovrei anche riuscire davvero. a togliervi la condivisione, ma chiaramente non c'è proprio. Ah no, ecco, stop share. Ottimo. Nell'attesa che aspettiamo, diciamo, le domande dal pubblico, Sì. io ne ho subito una, anzi due. Partiamo con la prima. Perché ti sei avvicinato al mondo Elixir? Cioè, cosa ti ha davvero affascinato o che hai trovato interessante in questo Sì. Ok. linguaggio? Allora. Perché immagino, vedendo anche la tua presentazione, hai lavorato in diversi linguaggi, perché ora ti vuoi affermare e Ok. focalizzare su di esso? Allora, è stata una cosa un po' buffa. Allora, come al solito le cose sono un po' delle coincidenze. Allora, partiamo da quello dove ho lavorato tantissimo io. Io vengo dal mondo, cioè ho iniziato a lavorare in C++, quindi comunque abbastanza basso livello. E mi sono occupato per tanti anni di sostanzialmente
non dico applicativo distribuito, ma poco ci manca, nel senso che lavoravo nel mondo dell'industria o anche nel mondo, ho lavorato nel mondo dell'entertainment e molto del mio software era far parlare e comunicare con device diversi, quindi socket, multithreading, parallelismi e quant'altro. E un giorno, ti parlo degli anni 2000, giù di lì, quindi no, di più, 2010, 2008 secondo me, avevo lavorato tanto in C++, C Sharp, avevo iniziato a lavorare anche in Node e così via. E comprai un libro che si chiamava Seven Languages in Seven Weeks, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto, è un libro molto interessante, e in uno di questi lui sostanzialmente gli dice: impara un linguaggio alla settimana. E in uno di questi linguaggi proposti c'era Erlang. E quando ho letto Erlang e ho capito questo suo modo di e il message passing, e ci sono i processi che aspettano i messaggi e reagiscono a questi messaggi, mi sono detto: cazzo, ma questa, cioè, se lavori in un mondo multithreading in cui devi, passatemi il tecnicismo, smazzarti un miliardo di connessioni e dover passare messaggi da una parte all'altra, cazzo, cioè, ma è la morte sua. Cioè, è bellissimo fatto così. Tant'è che in tanti altri modi quello che fai è sostanzialmente provare a imitare il suo modello, perché e c'hai le code, e c'hai i loop per gestire i messaggi, e quando vuoi fare qualcosa di asincrono lo prendi e lo metti su un'altra coda che c'è qualcos'altro. Elixir funziona così, by design. Se sopra ci metti il Così. fatto che puoi monitorare e essere linkato ad altri processi, quando qualcosa succede tu ne vieni informato, sempre in questa modalità di messaggi, cioè per me è stata proprio qualcosa fantastica, è stato veramente Chiaro, grazie. notevole. L'ultima affermazione mi dai l'assist per l'altra domanda che avevo, che era appunto è in grado anche di parlare con sistemi di storage? Perché per ora hai parlato di tutti i sistemi, diciamo, embedded, no? Per Sì. parlare con informazioni o parlare via socket verso l'esterno. Ma lui come linguaggio è in grado anche di storare informazioni Allora, da lui è un qualche parte? linguaggio general purpose e quindi ha all'interno della sua libreria tutte le classiche, diciamo, primitive Driver per. per file, directory e così via. E ha comunque dei connettori per collegarsi a librerie scritte in C o comunque di basso livello nel caso in cui vuoi determinati tipi di prestazioni. Perché una delle cose in generale di Elixir è che lui non è veloce, se lo pensi a livello computazionale, quindi fai fare dei conti, non è che se la cavi un granché bene. Dov'è che lui è fortissimo? Nel fare I/O. Perché avendo questa enorme capacità di essere così altamente concorrente, tutto ciò che appunto leggi da disco piuttosto che ricevi dati via socket, piuttosto che fai cose contemporaneamente, lui lì se la cava alla grandissima. E spesso e volentieri, se invece devi fare computazione o robe di quell'altro di tipo un po' particolare, lo demandi a per esempio librerie in C e così via. Ed è anche abbastanza semplice collegarle. Vengono definite NIF, insomma. Quindi ha tutto, diciamo. È proprio un classico linguaggio general purpose, ci puoi fare sostanzialmente quel che vuoi. Chiaro, perfetto. Una Grazie. Abbiamo una domanda. domanda da parte di Maurizio. Scusa, dicevi Max? Quello che stavi dicendo tu, che è una domanda di Maurizio. Vai, vai, Ah, prego, prego. sì. C'è Maurizio che chiede, io ho notato che in Elixir c'è molta confusione sulle strategie di deployment. Voi che Ah. metodologie adottate per il blue green deployment zero e zero downtime? Ok, allora adesso non so se si riferisci, fino a poco, qualche mese fa, no, un po' di più, ormai quasi un anno, c'erano dei tool esterni per fare sostanzialmente la pacchettizzazione e il rilascio degli applicativi. Quindi non facevano parte della core library di Elixir. Quindi sostanzialmente da un anno invece. Il pacchetto di deployment è stato messo dentro alla core library. Una delle cose fantastiche di Elixir e di Erlang è che in teoria lui può fare lot code reloading, cioè se tu hai un applicativo
che funziona e che sta eseguendo del codice, tu al volo glielo puoi cambiare. E questa è una delle cose magiche della BIM, cioè tu ti connetti e sei sostanzialmente dentro la BIM. Quando io prima ho azzerato, ho fatto demo, users, clear, io ho cambiato, quella roba lì non era sul database, quindi non è che ho cancellato i dati sul database perché il processo che risponde l'ha visto. No, io sono andato dentro la libreria, dentro la memoria dell'applicativo che sta girando e ho cambiato quella parte lì. Quindi ero proprio dentro Questo quindi stai all'applicativo. dicendo che non si può applicare il concetto di blue green, ma devi, diciamo, inserire la nuova versione No, nell'istante non è che attualmente running. lo puoi fare, cioè puoi andare oltre la blue green, nel senso che puoi fare la blue green e va benissimo. Tant'è che sostanzialmente crei un'altra, cioè avvii un'altra istanza, cominci a far girare gli applicativi a quello e così via. E poi dopo spegni quell'altra, se va tutto bene e così via, se no, cioè fai la classica blue green. Elixir internamente ha la possibilità di fare una specie di blue green out of the box, cioè cambiare. Tant'è che io ogni tanto lo si fa, cioè quando sei in produzione e non capisci esattamente cosa sta succedendo, ti attacchi come se andassi in debug della parte reale e volendo gli puoi aggiungere dei log, puoi mettere degli hotfix al volo, caricandolo in memoria a quello che sta facendo. Questa è una strategia che viene usata se vuoi fare veramente zero downtime senza aver bisogno di tool esterni. Tant'è che questo nasceva per le centraline telefoniche, quindi in cui avevi un applicativo che doveva funzionare, non potevi avviare un altro applicativo e fare la classica blue green. Ad oggi si tende ad usare la blue green nel mondo web, diciamo, perché è diciamo un po' più semplice, quindi ti basi su tool esterni, con Kubernetes, su voi, cose del genere. Chiaro, A me chiaro. sembra anche un po' Grazie. pericolosa quella cosa È che abbastanza diceva, pericoloso, cioè, infatti, cioè, penso che richieda un po' devi di. mettere il camice bianco, la mascherina e tutto, cioè, ci devi stare molto, molto attento. Grazie, abbiamo un'altra domanda da Matteo. Visto che si parlava di operazioni di I/O massive, quindi dei vantaggi che ha Elixir con questo tipo di operazioni, che vantaggi o svantaggi vedi nel confronto con Node? Beh, sostanzialmente, allora, da un certo punto di vista è un altro approccio, nel senso che mentre Node, da un certo punto di vista, nasce con il discorso delle callback e quindi il concetto di monothread e in tutta una serie di strumenti per uscire da quella che veniva definita la callback hell, quindi il fatto che dovevi scrivere tutto quel codice lì e poi ci ha messo le promise, adesso c'è la sync await, però sotto il modello computazionale è quello, cioè tu hai un applicativo che quando fai I/O ti fermi e fai qualcos'altro. Qua la cosa è completamente diversa. Cioè, se tu vuoi gestire una roba in maniera parallela, tu non fai altro che avviare dei processi. Quindi, da un certo punto di vista, è molto più naturale gestire questa roba qua. Cioè, per darvi un'idea, Forse credo che Matteo si riferisse alla comparazione, diciamo, event loop, che ogni ciclo c'è il tick per, diciamo, le Esatto. performance buone che ha per l'I/O anche Node, comparate a in Elixir dove tu forchi processi ogni volta che ne hai Però non bisogno. forchi dei processi a livello di sistema operativo, e questo è il vero vantaggio, che tu non vai ad appesantire il processo, cioè non fai un fork di un processo di sistema operativo, fai il fork di un processo all'interno della BIM, che è tutta un'altra cosa. Quindi quel processo lì non ha la pesantezza di un processo a livello di sistema operativo, che quando ne hai su una macchina e cominci ad avere, non so, 300 processi, cominci già a sentire la macchina che è un po'. Insomma, ne risente. Cioè, un normalissimo l'applicativo che guardavamo prima, che è veramente un applicativo di demo, adesso se lo ritrovo, ha
giusto per adesso ve la faccio vedere, ma penso che abbia una, non ricordo quanti processi, adesso ci guardiamo insieme e lo capiamo. Eccoci qua. Adesso vi condivido lo schermo. Ok. Questi sono i process list. Ok. Length, ok, 358 processi. Vi faccio vedere una cosa, aspetta che condivido lo schermo così ve la faccio vedere meglio, giusto per farvi vedere che cos'è il nostro applicativo, cioè observer.start. Okay. Questo è un tool di diagnostica che ti viene con Elixir e questi sono tutti i processi Elixir ed Erlang che stanno girando. Questa è come è fatta la mia applicazione. Giusto per farvi capire, vedete che lui qua dentro, questo è il supervisor principale che a sua volta ha tutta una. Questo era il live monitor che guardavamo prima. C'è un processo che si occupa di fare il pub sub interno. Dato che c'è Cowboy, che è l'applicativo per gestire diciamo, le chiamate via HTTP, Plug Cowboy, e qua dentro sostanzialmente vi ritrovate tutti gli applicativi in maniera separata. Però se per esempio una delle cose carine che io faccio sempre vedere, se adesso io vado qua, ok, e ammazzo questo processo qua, ok, vediamo cosa succede, ok, vedete che lui è morto e me ne ha fatto un altro. Perché? Perché c'è tutta la catena del supervisor che lo controlla e l'ha visto. Qua dentro appunto ci sono 358 processi, ma proprio uso ed è un applicativo di testo, ok? Quindi è molto molto semplice. Quindi hai proprio un concetto di gestione completamente rovesciato. Perché è dopo è la Chiarissimo. BIM che si occupa di fare al suo interno event loop e quant'altro e distribuire il carico su tutti questi processi. Chiamiamoli processi leggeri, ecco. Benissimo. Oh.